Non poteva mancare una delegazione della Banca del Cilento, di Sassano e Vallodidiano e della Lucania a Firenze in occasione della 15ª Convention di Idee, l'Associazione delle Donne del Credito Cooperativo. Impact People, l'impatto delle donne, il titolo dell'evento che si è svolto presso la Camera di Commercio di Firenze e che è stata l'occasione per ripercorrere i tanti traguardi raggiunti in questi primi 15 anni di attività. Un trend molto positivo che vede anche il 2019 chiudersi con una rete di donne, uomini e aziende che condividono le loro energie per valorizzare il contributo femminile nel mondo del credito cooperativo. A rappresentare la Banca del Cilento, una delegazione guidata dalla vicepresidente Rosa Lefante e da Maddalena Fortunato, coordinatrice per la Basilicata di Idee. Sotto i riflettori dunque le donne nell'universo del credito cooperativo, dove le esperienze di cooperazione e mutualità si intrecciano con il valore della diversità di genere, ma anche l'impatto delle donne, il valore del loro protagonismo in ambito scientifico, accademico e lavorativo. Un tema particolarmente attuale e importante in una nazione come l'Italia, nella quale il tasso di occupazione femminile resta tra i più bassi d'Europa. Non ha voluto mancare l'appuntamento il ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità Elena Bonetti, ad ulteriore conferma della meritoria opera di Idee, associazione fondata su impulso di Federcasse nel 2004 e che conta oggi numerosissimi soci con ruoli diversi all'interno del credito cooperativo. E tra le tante testimonianze particolarmente significativa è stata quella della ricercatrice Ilaria Capua, che ha abilmente illustrato la sua esperienza di brillante professionista costretta a trasferirsi all'estero per portare avanti il suo sogno. Quella di Firenze è stata, ha commentato la vicepresidente della Banca del Cilento, Rosa Lefante, una convention molto interessante, un momento di incontro e confronto non solo con le componenti dell'associazione, ma anche con donne che ricoprono incarichi importanti nella nostra società. Un connubio perfetto, ha concluso la Lefante, che si è intrecciato perfettamente con le dinamiche della mutualità e della cooperazione.